Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento della Adam Smith Society, l'economia in libri. Sta andando molto bene, devo dire, siamo contenti anche delle reazioni che abbiamo avuto finora. E questa sera abbiamo due ospiti che tra l'altro hanno l'uno fatto anche la prefazione al libro dell'altro, quindi sarà divertente anche sentire la loro interlocuzione. Abbiamo il professor Stefano Caselli, che è il prorettore all'internazionalizzazione dell'Università Bocconi. Il suo libro è La Grande Tentazione, un libro in cui sostanzialmente, come vedremo adesso più avanti, poi sarà lui a spiegarlo bene, si individuano alcuni grandi problemi del nostro paese, dal sistema finanziario a naturalmente il debito pubblico. Si cercano di sfatare alcuni luoghi comuni e ordinare, mettiamola così, le ragioni di alcune scelte che sono ineludibili. In alcuni casi si va anche approfonditamente, ma in modo molto comprensibile. È un libro scritto con rigore, ma non è un tomo accademico per il quale è necessaria una preparazione, come dire, specifica. Basta essere persone di buone letture ed è molto godibile e comprensibile. E appunto si affrontano anche temi abbastanza specifici, ma molto rilevanti, che nel dibattito pubblico sono molto personalizzati o hanno a che fare con risico di vario genere, bancario e così via, mentre invece c'è un problema di come funziona questo benedetto sistema bancario e perché è essenziale, è spiegato molto bene nel libro di Caselli, per il funzionamento della nostra economia. Poi abbiamo Ferruccio De Bortoli, diciamo veramente troppo noto per essere presentato, diciamo editorialista del Corriere, ma due volte il suo direttore, direttore del Sole 24 Ore, presidente di casa editrice, presidente di importanti ONG, insomma lo conosciamo molto bene, che ha scritto il libro Le cose che non diciamo fino in fondo. E anche qui c'è un'analisi del... Qui mi verrebbe da utilizzare questo verbo, anzi questa parola che in realtà detesto cordialmente, ma in questo caso è adatta, della narrazione italiana. Cioè la narrazione italiana è tutta fatta di presupposti che in realtà non ci sono. Si parla come se, questa è la cosa più semplice e normale, che anche De Bortoli ha ricordato pure molto recentemente nei suoi editoriali, si parla come se il debito pubblico non esistesse, fosse là, in attesa che qualcuno lo ripaghi, ci rinunci, vengano stampate abbastanza banconote dalla zecca, tipo la casa di carta spagnola, e qualcuno lo ripaghi. Quindi si parla di cose che omettono delle verità fondamentali. E anche questo, come dire, è un po' il danno, il guaio del nostro paese. Adesso, in questi giorni, abbiamo questa situazione metà farsa, metà tragica, però, dei vaccini, in cui bisogna mettere il nostro paese non è solo nella farsa tragica, perché è stato anzi preceduto da altri paesi, ma di questo pure, anche se non è l'argomento dei libri, però siccome è proprio l'argomento del giorno, chiederò un po' ai nostri speaker di fare qualche considerazione. Non voglio portare via tempo, se non dicendo non accontentatevi della presentazione che faranno stasera, ma comprate i libri. Ripeto, sono molto godibili, non sono affollati da tecnicismi di nessun genere. E chiederei quindi a Stefano Caselli, che ringrazio molto per la sua partecipazione, di raccontarci un po' il suo libro, di raccontarcelo anche alla luce
di quello che sta succedendo. È un libro molto recente, ma diciamo, la realtà ha superato l'immaginazione e quindi gli chiedo anche di legarlo un po' a quello che sta succedendo. Grazie. Grazie, grazie Alessandro, è un grande piacere essere qui, quindi in compagnia ovviamente di tutti i partecipanti, in compagnia tua e del direttore Ferruccio De Bortoli, quindi è un grande piacere. Ma devo dire, la prima reazione è: questo è un libro che ho scritto la scorsa estate, raccogliendo in realtà tanti articoli che nei mesi precedenti avevo scritto, in prevalenza sull'economia del Corriere, no? Quindi cercando sempre di collegare due cose, quindi la passione, poi possiamo chiamarla la passione civile o civica, con l'uso dei numeri e dei dati, perché il nostro paese, diciamo, che ha mille vizi e mille virtù, però ha il vizio di guardare sempre poco ai dati, no? Quindi lo stiamo vedendo anche nella vicenda tragicomica di AstraZeneca di questi giorni, no? Quindi prevalgono le emozioni, prevale il campanilismo, si guardano molto poco i dati, no? Quindi il mio libro cerca di legare passione e dati, non per noia, ma perché poi bisogna partire sempre dall'evidenza empirica per dire delle cose, per proporre la propria opinione giusta, giusto o sbagliata. E devo dire, con quello che sta accadendo oggi, mi ritrovo fra le mani un libro che forse è ancora più attuale, nel senso che il tema della grande tentazione nasce un po' da una presa di fatto, d'atto. Il nostro è un paese che deve fare una scalata senza precedenti, perché deve recuperare 10 punti percentuali del PIL. Poi possiamo discutere, sono 8,9, 10 punti percentuali del PIL. Il nostro paese non è mai stato in grado, nella storia, di fare un recupero di questo tipo. Quindi, se mettiamo da parte la Seconda Guerra Mondiale, però, francamente, diciamo, stiamo parlando di un contesto diverso, quindi la prima domanda che mi pongo è: come il nostro paese riuscirà ad affrontare una scalata senza precedenti? Perché non vale la teoria dell'elastico, cioè non è che all'improvviso, quando il Covid sarà finito, poi in realtà purtroppo non ci sarà il giorno X, sarebbe troppo bello, no? Il giorno X in cui decidiamo che il Covid è finito, quindi io non mi avventuro in scenari che non mi competono da questo punto di vista, ma non mi immagino così la storia, no? Però nel momento in cui questo finirà, non vale la teoria dell'elastico, per cui ritorniamo al livello del PIL di gennaio del 2020. Perché nel frattempo sono successe tante cose, nel frattempo ci sono aziende che sono entrate in crisi, nel frattempo è aumentata la povertà in una maniera impressionante. Quello che mi impressiona ancora di più è, come dire, l'indifferenza con cui assistiamo a questo, cioè non ci indigniamo nemmeno più di fronte al dato della povertà, lo considero qualcosa di terribile. Ci sono tanti lavoratori che perderanno il loro posto, quindi la teoria dell'elastico faccio un po' fatica, no? Che si ritorni a gennaio del 2020, e peraltro il livello del PIL di gennaio 2020, lo ricordo, non era eccitante. Quindi non è che tornare a gennaio del 2020 vuol dire il nostro paese diventa il primo paese in Europa. Risulta essere dignitosamente uno degli ultimi, quindi in realtà l'ambizione sarebbe andare ben oltre quel dato. Quindi il tema vero è quello di chiederci come possiamo farcela, quindi che strumenti dobbiamo mettere in campo per far sì che il recupero del PIL avvenga, poi con quale velocità, anche qua si può discutere all'infinito, l'importante è che ci mettiamo in marcia da questo punto di vista. È chiaro che abbiamo un po' due strumenti davanti, adesso a me non piace usare la logica del bianco e nero, però questa volta dobbiamo dircelo, cioè abbiamo due percorsi molto diversi, quindi abbiamo la storia e la possibilità dell'abbraccio definitivo con lo Stato, oppure abbiamo la possibilità di scegliere il mercato da questo punto di vista. Quindi il bivio per la prima volta si presenta in modo molto netto e questa volta la scelta sarà decisiva per il nostro paese, perché per tanti motivi, perché un recupero di PIL di questo tipo non è mai avvenuto, perché non è mai avvenuto un periodo di grazia come quello che ci è dato dalle regole esterne, cioè oggi non vale nessuna regola, per fortuna in un certo senso, però a un certo punto le regole ritorneranno. Anche qui c'è stata la discussione fra Gentiloni e Dombrovskis sul timing e sulla velocità, però a un certo punto delle regole ritorneranno e saranno i mercati ad imporcelo, quindi questa è una scelta, devo dire, decisiva.
Ed è una scelta che giochiamo con dei fardelli pesantissimi sulle spalle, perché sulle spalle, da cui arrivo il titolo, la grande tentazione, e aggiungo io, la grande paura personale mia che si scelga la strada dello statalismo, perché i fardelli che abbiamo sulle spalle sono spaventosi, quindi un debito pubblico che ha superato i 2.600 miliardi. Ora, non voglio entrare nel merito, è sostenibile, non è sostenibile. Perché non è questo il problema. Il problema sono gli interessi passivi che andiamo a pagare, che sono risorse che sottraiamo alla collettività. Quindi da cittadino io non voglio vedere 70-75 miliardi di euro spesi in interessi passivi. Io voglio che si spenda su altro, si spenda in ricerca, sviluppo, in digitalizzazione, no? Quindi questo è un tema. Abbiamo larga parte della spesa pubblica che è orientata al passato e alla gestione, all'amministrazione. Questo non va bene, è una grande differenza dell'Italia rispetto alla Francia, alla Germania, alla Spagna. Noi abbiamo una quota di spesa per il futuro. Spesa per il futuro per me vuol dire ricerca e sviluppo, vuol dire istruzione, vuol dire infrastrutture, assolutamente marginale da questo punto di vista. E poi abbiamo una cosa, e qua lancio il sasso, che dobbiamo ancora una volta dirci con tutta sincerità, il nostro è un paese da piccola dimensione, quindi purtroppo non va bene, no? Perché quando si devono recuperare 10 punti percentuali del PIL, non bastano le piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno di grandissima dimensione. Ora, questo è un tema che mi ha attirato sempre molte antipatie e lo ribadisco anche questa volta. Dire che ci vogliono le grandi imprese, quindi lo dichiaro, diciamo, come l'ho scritto nel libro, non vuol dire odiare le piccole imprese, no? Questa è la moda italiana, quindi o sei a favore di uno o dell'altro. Quindi io sono a favore della grandissima impresa, ma voglio anche che l'Italia mantenga il suo straordinario tessuto di piccole e medie imprese, però a noi mancano le grandi imprese. Se io guardo, l'ho citato anche nel libro, la classifica Fortune 500, le 500 aziende più grandi del mondo, l'Italia ne ha solo 6, la Francia ne ha 31, la Germania 27, la Spagna ne ha 9, quindi il 50% in più rispetto all'Italia, no? Allora è molto difficile recuperare il PIL se noi abbiamo soltanto 6 grandi imprese contro le 31 della Germania, le 31 della Francia e le 27 della Germania, no? Quindi dobbiamo imparare a ragionare, diciamo, su larga scala da questo punto di vista. E per cui, diciamo, se questi fardelli sono tanti e pesanti, la grande tentazione e la mia grande paura è che alla fine si scelga la scorciatoia più facile, cioè abbracciare lo Stato, dove abbracciare lo Stato vuol dire accettare il trasferimento delle risorse, non la moltiplicazione, no? Ed è il rischio che vedo, ho visto in questi mesi, poi ci può stare ovviamente che si vada avanti di ristori, di protezione, è giusto, no? Nell'emergenza assoluta ci vuole questo. Però il trasferimento delle risorse non basta e la mia grande preoccupazione è che il Recovery Fund diventi un esercizio di trasferimento di risorse, il che vuol dire che ci darà ossigeno per 12 mesi, perché trasferire risorse vuol dire far aumentare il PIL, ma questo non significa ovviamente cancellare i difetti e non significa innestare un'azione moltiplicativa, perché il nostro è un paese che ha bisogno di moltiplicare l'energia, le risorse. Allora, per fare questo c'è poco da fare, abbiamo un solo strumento. Lo strumento si chiama mercato. Il mercato ovviamente non è uno strumento perfetto per definizione, ha bisogno di qualcuno che lo regolamenti, ha bisogno di qualcuno che lo controlli, che fischi i falli, no? E questo è il ruolo essenziale dello Stato, no? E devo dire, nei mesi scorsi c'è stato molto dibattito, ma lo vedo ancora oggi, anche con questo nuovo governo. Diciamo il mito dello Stato imprenditore, no? Su questo devo dire io voto chiaramente contro, quindi sono contro uno Stato imprenditore perché non è il suo mestiere. L'imprenditore, diciamo, ha degli altri skills, lo Stato non ha questi skills. Lo Stato deve agire invece in modo imprenditoriale, questo è il grande equivoco, no? Quindi non fare l'imprenditore, ma agire in modo imprenditoriale. Agire in modo imprenditoriale vuol dire gestire bene la logistica dei vaccini, sì. UK e Stati Uniti stanno gestendo in modo imprenditoriale la grande operazione logistica di distribuzione dei vaccini.
Agire in modo imprenditoriale vuol dire far funzionare bene la sanità, no? Quindi, devo dire, negli ultimi mesi abbiamo ovviamente l'azione eroica dei medici e delle strutture sanitarie, ma lo Stato non sta gestendo in modo imprenditoriale la sanità. Quindi questo, devo dire, è uno dei più grandi equivoci che dobbiamo scrollarci di dosso. E quello che vedo in questo percorso, diciamo, di chiaro utilizzo del mercato, è un chiaro utilizzo di quello che considero il nostro tesoretto vero. Diciamo, l'Italia ha oltre 2.000 miliardi di risorse investibili, che sono i risparmi degli italiani, no? Quindi ricordiamo, abbiamo una dote straordinaria all'interno del nostro paese, no? Questi 2.000 miliardi vanno utilizzati per moltiplicare il PIL, ma questo avviene se questo risparmio, non tutto, non sono un matto ovviamente, ma viene utilizzato per essere canalizzato nei confronti delle imprese con gli strumenti giusti di mercato e con le regole fiscali giuste che spingano il risparmio a investire all'interno delle aziende. Questa è una partita, a mio giudizio, fondamentale, perché quello che voglio evitare per me, per i miei figli, per, come dire, il futuro dell'Italia, io non voglio che fra qualche anno qualcuno arrivi, poi non mi interessa il nome, si chiama mercato, si chiamano agenzie di rating, si chiama Commissione Europea, ma il problema è che il nome non è rilevante, rilevante è la sostanza, e qualcuno potrà arrivare e dire: ma il vostro debito pubblico è arrivato a 3.000 miliardi di euro, oggi siamo a 2.600, quindi fra 2 o 3 anni arriveremo a 3.000 miliardi di euro, avete 2.000 miliardi di risparmi, beh, è abbastanza semplice quello che c'è da fare da questo punto di vista. Quindi una bella operazione di ristrutturazione per risolvere il problema del debito. Ecco, francamente io non voglio usare i miei soldi in questo modo, io voglio utilizzarli per investire nelle aziende, investire nelle attività produttive. Da questo punto di vista, nel mio libro tanto viene detto su due aspetti, su come utilizzare questo risparmio. Il primo aspetto, può apparire tecnico, ma non è tecnico, è un utilizzo pragmatico, non occasionale ma strutturale, delle regole fiscali. Come avviene in tutti i paesi che funzionano in modo importante, il risparmio atterra dentro le imprese se ci sono delle regole fiscali, non una tantum, ma strutturali, che consentono a questo risparmio di atterrare all'interno delle aziende. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire dare incentivi sulla capitalizzazione delle imprese? Assolutamente sì. Ragionare di incentivi fiscali nelle operazioni di M&A per favorire la crescita. Sì, se mi permette, diciamo, come dire, l'audience, dare incentivi fiscali più forti se le aziende italiane sono in grado di diventare non dei soggetti preda, ma dei predatori nei confronti anche di aziende estere, da questo punto di vista. Quindi un incentivo all'M&A cross-border. Sicuramente tanto può essere fatto anche, non solo in termini di capitalizzazione, ma anche in termini di incentivo alla quotazione sul mercato delle nostre imprese. E questo, devo dire, un altro, devo dire, dei grandi, come dire, le grandi scuse che abbiamo nel mercato italiano. Quindi la quotazione non si utilizza perché è troppo complessa, troppo costosa. Ora, francamente, quotarsi in borsa era estremamente costoso 30 anni fa. Adesso sono passati 30 anni. Quotarsi oggi in borsa è veramente molto facile, all'AIM aggiungo io fin troppo facile, il costo è assolutamente marginale, molto più costoso, devo dire, indebitarsi in questo momento, no? Quindi non esiste più nemmeno la scusa che utilizzare la quotazione in borsa sia qualcosa di estremamente costoso. Gli incentivi fiscali possono giocare la loro, hanno sicuramente la loro importanza, però anche le banche devono giocare una loro partita, no? E devono evolvere da quello che è un modello ormai tradizionale, devo dire in estinzione, ho scritto nel libro, modello in estinzione è il modello di raccogliere denaro con depositi e concedere prestiti. Questo è un modello ormai in estinzione. Perché in estinzione? Perché la BCE fra pochi mesi lancerà l'euro digitale, per cui di fatto sarà la BCE a spiazzare l'attività di deposito delle banche. E dall'altro lato, prestare soldi attraverso i loans è estremamente costoso per le banche, assorbe troppo capitale e non genera redditività. Allora, è un'attività in estinzione, ma quello che possono fare le banche
lavorare sul risparmio disponibile, dove risparmio disponibile vuol dire fare attività di asset management, ma vuol dire fare anche attività di investment banking, cioè aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a mettere securities in modo che i risparmiatori possano veramente soddisfare la loro fame di investimento. Quindi le banche devono evolvere da questo punto di vista. Invito un po' tutti a guardare, sono usciti da poco i bilanci europei delle banche nel 2020, è molto interessante vedere come c'è una correlazione ormai molto chiara fra redditività della banca, intesa come ROE e come performance delle azioni, e modello di business, cioè quanto più la banca è spostata sull'asset management e sull'investment banking, tanto più la redditività della banca tende a salire, no? Quindi questa è una tendenza assolutamente strutturale, per cui le banche che non accettano questo cambiamento, oltre, uso una parola eccessiva, estinguersi, non svolgono un ruolo essenziale per il paese e per il sistema industriale. Quindi queste sono un po' le riflessioni di base che vengono riportate all'interno del libro. Poi avremo modo magari nella discussione successiva anche di ragionare su altri aspetti, no? Quindi quale deve essere il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, quale deve essere il ruolo dello Stato come detentore di partecipazioni. È possibile che lo Stato intervenga nell'economia? E su questo mi fermo, su quest'ultima considerazione. Il ragionamento che faccio nel mio libro è sì, lo Stato può intervenire nell'economia, ma a tre condizioni che ripeto sempre in modo ossessivo. L'intervento deve essere sempre a termine, ci deve essere un termine molto chiaro, ci deve essere sempre un obiettivo minimo di redditività, perché sono soldi dei contribuenti, e la terza cosa, l'intervento deve essere sempre accompagnato dalla presenza di investitori privati, perché sono questi che portano le competenze imprenditoriali necessarie. Quindi lo Stato può agire da stimolo, può agire da anchor investor, ma sempre con un orizzonte temporale molto molto definito. Un'ultima considerazione che faccio, e poi mi fermo per rimanere nei tempi che mi sono stati dati, è un dato che pubblico di fatto ogni anno, verso aprile, sulle pagine dell'Economia del Corriere. Io vado a mappare sempre qual è il valore di mercato delle partecipazioni dello Stato, no? Quindi quando sono pronti tutti i bilanci, cerco di andare sempre a calcolare qual è l'equity value delle partecipazioni dello Stato italiano. Ecco, negli ultimi 10 anni l'equity value ha oscillato fra i 102 e i 106 miliardi di euro. Non mi interessa la dimensione, può essere tanto o poco, quello che voglio sottolineare è che questo equity value non è mai cresciuto. Questo che cosa vuol dire? Beh, è abbastanza inevitabile, quindi la spinta imprenditoriale dello Stato è marginale, perché non è questo il suo mestiere. Quindi se l'equity value delle aziende partecipate dallo Stato non cresce nell'arco di 10 anni, beh, questo è uno degli elementi più forti per dirci forse il mestiere dello Stato deve essere un altro. Quindi dobbiamo liberare la forza del mercato perché il PIL possa crescere e anche l'occupazione possa crescere. Quindi mi taccio su questi punti per rimanere nel tempo che mi è stato dato e lascio la parola ad Alessandro. Grazie Stefano. Nel frattempo ci ha raggiunto Ugo Loser, che è l'amministratore delegato di Arca, che è il nostro partner in queste iniziative e che poi appunto ha sicuramente la visuale dei mercati finanziari quando tiriamo un po' le conclusioni dei vostri interventi. Una cosa mi veniva in mente, la metto là da commentare eventualmente dopo, nell'ultima parte dell'intervento di Stefano Caselli, quando diceva giustamente che oggi i gruppi bancari fanno i soldi con le polizze, perché le assicurazioni vanno benissimo, bank assurance fantastica, col wealth management, con l'asset management e così via. Fanno quindi soldi con il non core business. Ora, è vero che i tassi bassi certo rendono difficile fare soldi in altro modo, però è anche vero che c'è una certa considerazione a ritenere l'impresa bancaria come se fosse un servizio di pubblica utilità e che quasi sia, come dire, una sorta di peccato pensare di fare dei profitti con le banche. Questa è un'altra delle cose che ormai si è diffusa, i famosi maledetti banchieri,
nessuno rendendosi conto, o perlomeno pochi rendendosi conto, che i soldi vengono fatti con tutte le attività che sono fuori dal mirino della polemica. E la polemica si concentra su un core business che ha margini bassissimi e che è, come dire, iperregolamentato, eccetera, eccetera. Questa è un'altra delle, così, delle stranezze sulle quali ci dibattiamo in continuazione. Va bene, grazie, grazie Stefano, è stato un intervento molto, molto esplicativo e completo. Adesso chiederei invece a Ferruccio De Bortoli, anche lui, di riassumerci un po' il suo libro, e legandolo, così come ha fatto Stefano Caselli, con i fatti del presente che, come dire, tutti quanti noi seguiamo con viva preoccupazione. Nessuno, cioè, ci sarebbe anche un po' di ironia, tipo la cosa del marziano di Flaiano, però purtroppo ormai si è esaurita anche quella, cioè, nessuno riesce più a ridere del marziano, purtroppo. Vai Ferruccio, grazie. Grazie Alessandro, saluto Ugo che si è appena collegato. Grazie. E ringrazio da parte mia Stefano Caselli per il riassunto del libro che io ho avuto l'onore di introdurre con una prefazione. E lui ha toccato alcuni punti che sono parte, diciamo, della struttura del mio piccolo saggio, ovviamente, che ha pretese diverse. Io faccio il giornalista, Stefano fa il professore universitario, l'economista. Io sono un osservatore, diciamo, non so fino a che punto ancora in grado di cogliere tutti gli aspetti più reconditi della realtà italiana, cioè quella narrazione di cui parlava prima Alessandro. Vorrei toccare, proprio perché sollecitato dalla brillante descrizione del suo libro da parte di Stefano Caselli, vorrei toccare un argomento che è in parte racchiuso nel mio libro, ma che credo possa essere utile a questa discussione e nel dibattito pubblico in questo particolare momento, che dobbiamo dirci con molta sincerità è un momento per chi guarda con preoccupazione alla centralità del mercato e ai temi della concorrenza nel nostro paese, un momento assai triste, amaro. Questo dobbiamo dircelo con molta sincerità, al di là di quelle che sono le forti preoccupazioni sull'andamento della pandemia e di quelle che saranno le macerie che poi inevitabilmente saremo costretti ad affrontare nel momento in cui questa pandemia sarà terminata. Quando sarà terminata? Non ci sarà un giorno esatto, non esiste un 9 maggio che possa dire tutto finito, ricominciamo, torniamo a ballare, torniamo ad abbracciarci, torniamo a produrre, torniamo a vivere come un tempo. Certo, il 2019 era un anno bellissimo, questo dobbiamo dirlo, che mai definizione che ci apparve impropria nel momento in cui venne pronunciata, oggi ci sembra di una straordinaria bellezza storica. Questo dobbiamo dircelo con molta sincerità. Io ovviamente sono convinto che in una fase come quella che stiamo vivendo non si debba guardare, del resto le regole sono state giustamente accantonate, il patto di stabilità non c'è più, quello europeo, e probabilmente non verrà riscritto, anzi speriamo che non venga riscritto come prima della pandemia. Ma certamente una certa
rigidità o un certo vincolo di bilancio in qualche modo verrà riproposto. Nel nostro dibattito pubblico e anche nell'interlocuzione che c'è tra le forze politiche al governo, ormai sono tutte al governo, tranne una, e la classe dirigente, la classe imprenditoriale. Questa idea che prima o poi si ritornerà ad un vincolo di bilancio è un'idea che rimane alle spalle delle discussioni sull'emergenza? Oppure, bene o male, anche molti degli operatori dell'economia, quindi attenti al mercato, attenti alla concorrenza, sono convinti che queste regole non torneranno, cioè che si entrerà in una nuova dimensione, in un nuovo paradigma economico, no? Nel quale il denaro è una commodities assolutamente inesauribile, nel quale non si dovrà dare un prezzo al denaro, non si dovrà dare un prezzo al valore e che in ogni caso tutto comunque sarà aggiustato dall'intervento di uno Stato che potrà essere imprenditore, restauratore, soccorritore, imprenditore di ultima istanza, medico di medicina generale, interventore di qualsiasi emergenza. Come l'uomo dell'utopia marxiana, Ferruccio. Esatto. Cacciatore la mattina e poeta il pomeriggio. Stavo arrivando proprio lì. Io temo che questa, diciamo, illusione non sia soltanto fortemente radicata nei populismi di casa nostra, ma abbia fatto breccia un po' anche tra gli esponenti del capitale, tra le professioni, insomma. E quello che mi preoccupa di fondo è un'osservazione più sul versante della sociologia, dell'antropologia italiana. Cioè, noi stiamo dicendo agli italiani che c'è un reddito di cittadinanza, ci potrà essere un benessere di cittadinanza e che comunque ci saranno sempre le risorse utili e necessarie per fare qualcosa. E questo, secondo me, è un grandissimo inganno. Anche perché nell'opinione pubblica c'è l'idea che noi siamo e ci confrontiamo oggi con altri paesi e quindi noi abbiamo diritto a ciò che gli altri paesi hanno, perché siamo fondatori dell'Unione Europea, perché siamo una grande economia. Non ci siamo accorti negli ultimi anni che siamo diventati molto più poveri dei tedeschi, molto più poveri dei francesi, e che forse uno dei pericoli sia quello di fare la fine dell'Argentina, che negli anni 30 era una grandissima economia, una delle economie più floride, che comunque non si può pensare che tutto avvenga attraverso trasferimenti, ma che poi il benessere deve essere creato, deve essere prodotto. Per carità, tutti vanno aiutati nel momento in cui sono colpiti duramente, ingiustamente dalla pandemia. Ma non si può non fare un discorso di verità dicendo agli italiani: guardate che dovrete affrontare dei sacrifici, che le aziende che non andavano bene prima non saranno salvate per il semplice motivo che c'è stata una pandemia, che quindi dovranno chiudere e necessariamente dovranno chiudere e non si potranno salvare tutti i posti di lavoro, ma si dovrà avere rispetto della dignità del lavoratore. Rispetto nei confronti della dignità del lavoratore, che non si ha nel momento in cui lo si illude che lo Stato possa preservare a lungo, in maniera indefinita, il proprio posto, semplicemente perché c'è stata un'emergenza di questo tipo. Purtroppo anche gli stessi protagonisti che stanno dall'altra parte del tavolo, e quindi le parti sociali,
collaborano a questo racconto ingannevole della realtà italiana, con la scusa, a questo punto con la scusa, di una necessità e di una emergenza dolorosa e drammatica che stiamo vivendo. Non possiamo pensare che si possa vivere sempre facendo dei deficit, facendo un debito pubblico. Ormai il debito pubblico, proprio perché è detenuto in gran parte dalla Banca Centrale Europea, forse non sembra più un problema, ma gli sprechi oggi sono ancora meno tollerabili di quanto non lo fossero ieri. Per cui io mi auguro che il governo Draghi cambi registro, anche se penso che il peso politico della sua larga maggioranza spuria gli impedirà di fare fino in fondo questo discorso di verità. E purtroppo i nemici del mercato, i nemici della concorrenza sono anche le stesse categorie imprenditoriali, i stessi ceti professionali, gli stessi settori che sono andati al governo comportandosi da corporazioni attente solo ai propri bisogni immediati, nella sottovalutazione colpevole di quelli che sono gli interessi pubblici. Questo dobbiamo dircelo con molta verità, con molta tranquillità. Ho cercato più o meno di scriverlo nel mio libro e ovviamente ho toccato tutto il tema che riguarda la responsabilità, la mancanza di accountability del nostro sistema. Ma per esempio, le spese sanitarie che sono ovviamente cresciute nell'ultimo tempo, ma vogliamo chiederci se, per carità, poi nelle emergenze si possono, probabilmente è inevitabile fare degli sprechi, ma sono state spese bene questi soldi? Io penso che sarebbe doveroso chiedercelo, perché laddove sono state spese male vuol dire che il Servizio Sanitario Nazionale non ha fatto il suo lavoro fino in fondo. Quindi adesso lasciamo perdere le polemiche di giornata sui vaccini, questo rapporto così particolare tra scienza e politica, anche a livello europeo. Insomma, lasciamo da parte queste polemiche di giornata, anche se naturalmente le guardiamo con una certa preoccupazione. Ma non si può, per esempio, io ho notato con una certa preoccupazione la scomparsa totale del discorso sul MES, totale, guardate, non ne ha parlato più nessuno. A maggior ragione dovrebbe essere conveniente adesso, anche perché il MES vuol dire che fai degli investimenti nella sanità che vengono monitorati a livello europeo e quindi viene in qualche modo garantita l'efficienza e l'efficacia di certi investimenti. Invece lasciati tutti ai 21 centri di spesa a livello sanitario ci siamo accorti di tutta una serie di sprechi che però sono tollerati sulla base del fatto che essendoci una pandemia, che essendoci un'emergenza di questo tipo, io non sono chiamato a nessun esercizio di responsabilità sulle scelte che faccio. Come se l'emergenza in qualche modo fosse una sorta di attenuante o persino peggio, di esimente. Allora questo getta una luce piuttosto ambigua e fosca su quelle che potranno essere le scelte. Allora io mi auguro che in questa fase, grazie alla presenza di Draghi, grazie alla presenza di tanti altri personaggi di grande valore, che non invidio, si possano fare delle scelte corrette, ma si abbia anche il coraggio di dire agli italiani: guardate, ci stiamo impoverendo, viviamo al di sopra dei nostri mezzi, non potete pensare di essere ricchi come prima, anche se naturalmente avete risparmiato 160 miliardi in un anno, il che vuol dire che in poco più di
14 mesi, fatti 209 miliardi dei sussidi dei prestiti che l'Europa vi concede, ammesso che gli si riesca a prendere, perché io voglio vedere come facciamo a impegnarmi entro il 2022, cioè l'anno prossimo, e a spendere tutto entro il 2026. Spero, mi auguro. Però lì bisogna prendere delle decisioni serie e dire il diritto amministrativo non esiste più. Basta, fine. No? E lo dico all'amico De Nicola con tutto il rispetto, naturalmente, cioè, o si fa una cosa di emergenza, cioè dico una cosa antidemocratica, o si militarizza la cosa, o non si porta a casa il risultato. Ma si deve dire il coraggio agli italiani: guardate, vi dovete rimboccare le maniche, dovete fare dei sacrifici, ci stiamo impoverendo, si rinuncia a qualcosa e si pagheranno un po' di tasse in più. Perché io ho visto il piano inglese, dice vi riduciamo adesso, ma poi fra un po' pagate. Biden ha detto, ma poi fra un po' pagate. Invece sta passando l'idea, con anche questa pace fiscale, termine inaccettabile dal punto di vista del rispetto della cittadinanza, perché com'è? Non è che la pace fiscale vuol dire che sei sempre stato in guerra con il contribuente, costringendolo a pagare delle tasse che non dovrebbe. E improvvisamente c'è questa pace fiscale. Ma chi lo sostiene lo Stato? Chi lo sostiene? Chi pagherà le tasse? E non so, ma se il cittadino condonato anche di cartelle fiscali sotto i 5.000 euro e non ha avuto danni dalla pandemia, perché 2/3 dei redditi non sono stati danneggiati dalla pandemia, come si sentirà dal punto di vista della sua cittadinanza? Si sentirà come? Ma io credo che tutti noi ci sentiremmo in qualche modo come dire: no, avremmo dovuto pagare per sostenere l'istruzione, la sicurezza e tutto il resto. E non l'abbiamo fatto. Allora, quello che mi preoccupa, e finisco perché ho preso troppo tempo, e mi preoccupa questa idea che siamo ricchi per diritto divino, che non si abbia la responsabilità di creare nuova ricchezza, che si possa trasferire semplicemente ricchezza dallo Stato ai cittadini attraverso un debito che può crescere in maniera infinita, perché ci sarà sempre qualcuno che ce lo comprerà. Purtroppo non sarà così. Grazie. Grazie molto, Ferruccio. Un brevissimo così inciso su quello che dicevi del diritto amministrativo. La realtà è che chi più lo conosce il diritto amministrativo, come Sabino Cassese, tanto più ne diffida per come è esercitato. In realtà, così come è strutturato oggi l'apparato di diritto amministrativo del paese, è un freno enorme, che per di più non garantisce nemmeno livelli accettabili di legalità, perché almeno se uno dicesse, vabbè, sai, è un freno enorme, però diciamo, le cose arrivano alla fine del percorso con una pulizia invidiabile. Manco quello. Questo è un'altra cosa. E dunque ci sono stati un po' dei nostri, chiamiamolo così, spettatori, non saprei come dire, del nostro pubblico, che ci ha posto qualche domanda. Io prima di ridare la parola a Stefano, anzi magari poi chiedo a Ugo se ha un commento veloce prima delle sue conclusioni, prima di dare la parola a Stefano, magari vi leggo qualcuna di queste domande. Ce n'è una in particolare che affronta temi che Ferruccio affronta spesso nei suoi editoriali e che anche Stefano ha affrontato nel suo libro. E vi leggo la domanda, cerco di riassumerla perché è un po' lunga. Società come
Montedison, Edison, FCA, Bulgari, Loro Piana, Parmalat, Ubi, Avio, Fincantieri, Ubi, non si capisce perché, Unicredit, BNL, sono di proprietà, Mediaset, sono di proprietà o nel mirino della sola Francia. Poi tutte le altre società come Eni, eccetera, eccetera, nel mirino degli Stati Uniti, vari Stati europei, Cina, India, Russia, chi più ne ha più ne metta. Diciamo, la lista è un po' sbagliata, ma insomma il senso è chiaro. Bisogna assolutamente reagire, dobbiamo unire le forze per sconfiggere chi divora tutte le risorse dei cittadini e che grazie all'assenza di regole esercitano un potere che gli consente di agire liberamente in sfregio agli interessi del paese e dei cittadini, arricchendosi e agendo con menefreghismo. Utilizziamo il recovery fund per riprenderci le nostre aziende. Allora, questa narrazione dell'invasione dello straniero, a parte che ormai col Golden Power penso che solo l'ortofrutta sotto casa sia esentato da una notifica al governo, anche perché io lo vedo nella mia attività professionale, qualsiasi cosa si faccia, dice per default, dice, ma perché dobbiamo rischiare? Notifichiamo al governo. Che, come succedeva alla Stasi della Germania Est, che alla fine non riusciva più, certo non c'era l'informatica all'epoca, a controllare tutto perché aveva troppe segnalazioni, quindi anche il governo, diciamo, riceve, mette via, salvo per i casi più grandi, non esercita alcun controllo. Ma ecco, questa narrazione dello straniero, che poi si riversa in atti giuridici, come appunto questa estensione assurda del Golden Power, questo fatto che vendiamo la borsa italiana, che già era dei londinesi, stava per andare a un altro straniero, ma non va bene, diciamo, deve essere rinazionalizzata la borsa italiana. Insomma, questo nazionalismo de noatri, che non è una caratteristica solo italiana, perché sennò poi qui alla fine sembra che siamo solo noi. Noi, diciamo, lo siamo, abbiamo i difetti da tutti, qualsiasi difetto ce l'abbiamo, però non è che questi difetti siano assenti dalle altre parti. Poi anche su questo, magari un po' mi piace, penso di sapere come la pensiate, ma mi piace che lo diciate anche a chi ci sta ascoltando. Ugo, vuoi inserire una tua di domanda per il secondo round di interventi? Sì, assolutamente. Credo che entrambi i libri che ho letto, chiaramente con quello di Ferruccio l'avevamo già presentato, tra parentesi, proprio su questi schermi, affrontino correttamente il tema dello Stato verso il mercato, della necessità di porci il problema della creazione della ricchezza piuttosto che la sua redistribuzione. Credo che correttamente anche venga posto il tema del peso, diciamo, globale di quella che è la nostra economia. Noi siamo fermi come crescita da 20 anni, nel frattempo il PIL mondiale è raddoppiato, quindi la nostra influenza si è dimezzata a livello globale. Adesso questi sono calcoli largo circa, però siamo più o meno in questo intorno, e quindi quello che era anche il soft power nostro nel poter dettare alcune agende è diminuito in maniera significativa, e questo ha, tra parentesi, alimentato alcuni dei miti che i mercati finanziari non si bevono, che l'Italia sia troppo grande per fallire, no? Per cui alla fine nessuno può pensare di metterci nell'angolo, perché creiamo un problema globale al sistema finanziario. È vero che siamo grandi, ma non troppo grandi per fallire, nella misura in cui io non tanto quanto lo eravamo 20 anni fa, o nel 92 o nel 96, quando ci sono state le due crisi della lira. Per cui credo che vadano messe anche in prospettiva. Io invece proporrei una riflessione che trovo fatta raramente su quello che è l'assetto istituzionale del nostro sistema dei capitali.
Perché, e partiamo da un'osservazione molto puntuale di quello che sta avvenendo, anche per collegarmi alla tua di riflessione, Alessandro. Ovvero, pensiamo alle partite che ci sono sulle aziende più o meno strategiche in Italia. Pensiamo anche, diciamo, limitatamente a quelle che sono le aziende finanziarie con cui noi personalmente abbiamo a che fare, no? Problematiche o no, banche e sistemi di pagamento, e se andiamo a ragionare di chi sono gli attori al tavolo, sono tutti stranieri. Pensiamo a problematiche Montepaschi, Carige, c'era Apollo, il più grosso fondo di private equity mai raccolto, no? Un singolo fondo di questa azienda è arrivato a raccogliere 25 miliardi prima di essere stato chiuso. Pensiamo al sistema dei pagamenti, Nexi, no? Bain e Advent. Pensiamo anche a altre aziende, Telecom, TIM, no? Elliot, pensiamo a un'altra banca, la Popolare di Sondrio, il nostro azionista, no? Amber, pensiamo al Milan, no? Di nuovo le carte le da Elliot, no? Oggi. Allora, la domanda che sorge spontanea è: noi abbiamo una ricchezza privata di circa 4.700 miliardi, aumentata di 170 miliardi, parlo solo di asset finanziari, lasciando stare gli asset immobiliari, quindi siamo passati da 4.500 miliardi a 4.700 durante la pandemia, con 170 miliardi che sono confluiti nei conti correnti bancari, che tra parentesi hanno un tasso negativo per le banche, no? Difficilmente scaricabile sui clienti. Abbiamo come industria del risparmio gestito qualcosa tipo 2.300 miliardi tra asset in fondi, assicurazioni e prodotti finanziari. Ora, a fronte di queste risorse, che sono circa tre volte il PIL, noi non abbiamo un singolo attore italiano che possa mettere delle risorse per giocarsi alcune delle partite, dagli NPL, al riassetto del sistema finanziario, al fintech, no? Allo sport. Ed è chiaro che la domanda che sorge spontanea, osservando questa passività che ha l'Italia nei confronti delle partite sulle quotate o sulle non quotate, e questi signori che si siedono al tavolo, dove hanno preso i soldi? Cioè le Advent, le Bain, le Apollo, le Blackstone, l'Ellman & Friedman, le KKR, la lista è molto lunga, no? Questi signori dove hanno preso i soldi per sedersi al tavolo e mettersi lì e dire: io ho 5 miliardi, ma fino a 50, no? E mi gioco una partita che si chiama Nexi, riassetto bancario, trasformazione dei popolari, no? Tutti gli NPL. E credo che da lì una riflessione vera vada fatta su quelle che sono anche le cose che non ci diciamo. Noi abbiamo un enorme risparmio privato, però abbiamo anche un enorme debito, e l'assetto istituzionale che ci è stato dato non è per giocarsi delle partite che impattano il nostro futuro, è per canalizzare risorse a finanziare un debito pubblico che cresce in maniera sempre più importante. Oggi questo debito pubblico se lo sta comprando la BCE e sta liberando delle risorse particolarmente importanti per cercare, da un lato, di risolvere, per tornare a quanto diceva Stefano Caselli, l'anomalia fiscale per cui i titoli di Stato sono tassati al 12,50, mentre gli altri investimenti finanziari sono tassati al 26, e dall'altro lato per darci un assetto istituzionale del risparmio che consenta la creazione di veicoli come questi, sviluppando in particolare la previdenza complementare e la previdenza privata. Dai dati che emergono, circa i 2/3 degli asset di questi signori
vengono dal mondo previdenziale americano, dei grossi fondi pensione alla CalPERS, che chiaramente vanno a cercare le opportunità globali per i loro aderenti. Quindi mi piacerebbe sentire una riflessione su: abbiamo la possibilità in questa fase di tassi negativi e di BCE che ci aiuta di pensare a far evolvere in maniera strutturale il sistema finanziario italiano, oppure continueremo, no, a pensare a un mondo bancocentrico dove poi, come ha fatto l'altro governo, qualcuno si inventa che devi mettere il 4% di venture capital nei fondi PIR e ucciso il mercato dei PIR il giorno dopo? Stefano, a te, con poi anche facoltà di fare domande a Ferruccio De Bortoli. Prego. Ma allora, il tema, parto dal, perché poi sono collegati dal tema della nazionalità, della maglietta dei proprietari delle imprese, no? Perché era la domanda da cui sei partito, Alessandro. Ma adesso esagero un pochino, però la penso così. Cioè, alla fine la maglietta non è così importante, cioè il tema vero è se quell'impresa genera PIL per il paese e occupazione per il paese, cioè questo è il tema vero, no? Quindi io posso avere un'azienda con capitali portoghesi, francesi, scegliete voi la nazione che volete, ma che contribuisce alla crescita del PIL in Italia e all'occupazione in Italia. Beh, non vedo perché non dobbiamo avere questa azienda. Poi rispetto ad un'altra di proprietà totalmente italiana che galleggia su 20 milioni di euro di fatturato e ha occupazione flat negli ultimi 20 anni, no? Allora, in realtà noi abbiamo bisogno un po' di tutte e due, cioè come sempre il dibattito in Italia è o a favore o contro, ma in realtà noi abbiamo bisogno sia di investitori esteri che arrivano in Italia, sia di imprenditori italiani che sappiano pensare più in grande. Abbiamo bisogno di tutte e due le cose, diciamo un gioco di dare e avere, no? Quindi da un lato abbiamo bisogno di molti più capitali esteri in Italia perché abbiamo progetti da sviluppare, perché questo contribuisce alla crescita del paese, contribuisce a far crescere il mercato di borsa, quindi abbiamo bisogno di attrarre capitali esteri. Però nello stesso tempo abbiamo anche bisogno di far sì che le imprese italiane, questa è una cosa che ho citato prima, sappiano ragionare in termini di scala e di dimensione. Questo vale per il sistema bancario. Io sono convinto che l'Europa via via si integrerà molto di più e rimarranno, come dire, 7-8 grandi gruppi bancari. Nel risparmio gestito è già così, no? Quindi nelle banche, secondo me, avverrà. Ecco, mi piacerebbe che uno dei 6-7 grandi gruppi bancari fosse di proprietà italiana, non per una mania di nazionalità, ma per poter stare nella cabina di regia della guida dell'Europa, no? Perché via via un po' l'Europa del futuro la stiamo costruendo, no? Questo lo voglio ripetere perché oggi di scala c'è maledettamente bisogno, no? Perché è solo attraverso la scala delle imprese che è possibile fare innovazione. Oggi innovazione pesante non si fa con la piccola dimensione. I talenti intesi come gli studenti più capaci sono attratti dalla dimensione più grande, no? Quindi dobbiamo ragionare in termini di scale, quindi è un gioco, devo dire, sulle due gambe. Su questo mi collega a quello che diceva Ugo, e beh, le aziende italiane per crescere hanno maledettamente bisogno dei mercati finanziari, no? E questo è un puzzle dove devono essere allineate delle stelle diverse, no? Quindi il risparmio va convogliato lì, perché il risparmio ha una forza straordinaria da questo punto di vista, le regole fiscali devono andare in quella dimensione e devo dire, so che è un termine antipatico, anche i nostri imprenditori devono fare un pochino un salto di livello da questo punto di vista nel pensare la governance delle proprie aziende, no? E anche qui ripensare la governance non vuol dire addio al family business, cioè, non è vero, diciamo. Ci possono essere strutture di family business, ma aperte a investitori privati, con la presenza di una governance più aperta al mercato, più aperta a un ricambio meritocratico, più capace di attirare talenti. Quindi non dobbiamo mai pensare che
se diciamo ci vogliono strutture aperte, vuol dire addio family business, no? Vuol dire ripensare il family business in una logica un pochino più aperta, come avviene in tutti i paesi del mondo. Quindi se io guardo gli Stati Uniti, negli Stati Uniti c'è tantissimo family business, ma è una logica aperta e non con un senso di possesso della propria azienda, ma con un senso di crescita. Quindi penso che questa sia un po' la partita. Il mio ottimismo si basa su una cosa: in Italia abbiamo il tesoretto che citavo prima, abbiamo una massa straordinaria di risparmio, spesso non sa dove andare, no? Quindi io cito sempre quello che sta accadendo sul Bitcoin, assolutamente folle. Questo crypto asset, diciamo, contiene larga parte di attività assolutamente illegali, quindi diciamocelo una volta per tutti, sta raggiungendo livelli stratosferici perché il risparmio non sa dove andare, no? Quindi oggi va su questo, domani mattina su un'altra cosa. Quindi penso che sarebbe interessante che, diciamo, venisse, come dire, convogliato il più possibile su progetti reali, non fantasiosi come il Bitcoin, su progetti reali che generano PIL e occupazione. Le nostre aziende si candidano molto bene a fare questo. Bene, no, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Stefano e ovviamente non è importante la casacca, è importante che tipo di attività svolge quell'azienda, se è anche un capitale straniero, ma sta dentro il tessuto, il territorio, la società italiana, crea reddito, crea occupazione, beh, insomma, ben venga. Mi porrei il problema della presenza dell'imprenditoria italiana. Insomma, no? Abbiamo assistito negli ultimi tempi a molte vendite da parte di imprese italiane, tra l'altro mi sembra che i multipli siano assolutamente generosi e credo che ci sia anche un fenomeno di delisting anche per vendere la propria attività. Del resto molte nostre aziende sono a sconto, quindi c'è una relativa attrattiva da parte degli imprenditori a realizzare e a vendere in questa fase. Questo è un aspetto non sottovaluterei, proprio perché, tra l'altro, sono tra l'altro aziende quelle che sono aperte ai mercati internazionali particolarmente promettenti, non hanno quella dimensione, se non alcune di cui abbiamo parlato, ma grandi prospettive di crescita, specialmente se teniamo conto anche della competitività di alcune nostre imprese sul versante della sostenibilità e della transizione anche energetica, sul versante per esempio dell'economia circolare. Abbiamo delle aziende assolutamente promettenti. Tra l'altro uno dei paradossi di questo momento particolare che stiamo vivendo è che le imprese che stanno sul mercato internazionale sono già molto più avanti dal punto di vista della transizione, della digitalizzazione e dei fattori ESG. Sono allargamente avanti, basterebbe semplicemente che si copiasse un po' quello che stanno facendo le imprese più avanzate del nostro paese, che ovviamente hanno quelle difficoltà oppure anche quelle specificità che ricordava Stefano all'inizio, cioè il fatto che non abbiamo ovviamente dei giganti in grado di competere. Dall'altro lato, la sollecitazione di Ugo prima era assolutamente pertinente, perché è chiaro che non abbiamo dei soggetti finanziari con una dimensione critica che possano competere con i giganti che lui ha citato. E tant'è vero che ci ritroviamo CDP, Cassa Depositi e Prestiti, in tutte le partite. C'è poco da fare. Però, Ugo, ti rilancio un po' la parola, nel senso che, e riprendo quello che stavo dicendo all'inizio del mio intervento, ci sono molti imprenditori che hanno ceduto le loro aziende e che hanno dei family offices molto importanti, no? Se noi li mettessimo tutti insieme, parlo in termini puramente ipotetici, se mettessimo insieme tutti questi family offices così gonfi di liquidità che investono
che sono a proprietà italiana, se li mettessimo insieme potremmo fare un operatore finanziario di assoluta rilevanza internazionale. Di assoluta rilevanza internazionale. Questo è un discorso che riguarda il senso di appartenenza di una certa imprenditoria privata. Quindi io vado oltre il tema della proprietà. Mi domando se non ci possa essere un'iniziativa che, al di là di quello che succede in Generali, Mediobanca e Unicredit, e qui vado un po' avanti, no? Ma più o meno siamo lì, insomma, no? Al di là di questo, mi domando se non ci possano essere forze aggreganti che mettono insieme family offices italiani e riescono a generare degli attori sul mercato finanziario che possano essere competitivi con gli altri nel drenare del risparmio italiano su progetti italiani, no? Che magari sono gli stessi progetti con i quali questi soggetti finanziari potrebbero, insomma, essere in concorrenza con altri attori. Perché mi sembra di capire, se uno guarda per esempio al fenomeno del private equity, beh, il nostro è una specie di paradiso per il private equity internazionale, no? Quindi mi domando, ma perché non c'è un'iniziativa di aggregare forze di questo tipo, insomma, e invece abbiamo una parcellizzazione del destino di queste famiglie che hanno venduto, ma che sono ovviamente molto, ma molto liquide, un po' come sono liquide molte altre famiglie italiane. Allora queste liquidità potrebbero in qualche modo trovare una sorta di sintesi in attori. Cioè, che cosa manca? Lo chiedo, perché è una domanda che mi sono posto. Grazie. Ugo, a te. No, l'unica cosa che, diciamo, è anche vero che noi abbiamo poi anche un po' la prospettiva di sbieco, perché mentre gli investimenti in Italia fanno notizia perché la Pernigotti va ai produttori turchi e poi magari viene chiusa, piuttosto che c'è la partita su Team che viene giocata da Vivendi e così via, notiamo meno invece la nostra attività acquisitiva all'estero, che tutto sommato non è irrilevante. Adesso, se lasciamo perdere il 2020, che è stato un anno strampalato per tutti probabilmente, però insomma negli anni 2017, 2018, 2019 c'era una media di 30 miliardi di investimenti diretti, perché poi un conto sono i capitali che mandiamo magari ad amministrare in Svizzera o da qualche altra, o in Lussemburgo. Quelli non sono investimenti diretti, ma investimenti diretti sono quando acquisti proprio delle società o acquisti delle partecipazioni societarie. E il flusso dall'Italia non è irrilevante. Quindi c'è un'internazionalizzazione che anzi da noi è ancora più bassa rispetto ai nostri paesi. Adesso leggevo l'altro giorno che sui 20 principali paesi siamo al 15° posto come percentuale di ricezione di investimenti diretti. Quindi, appunto, concordo assolutamente. In realtà non importa la maglietta, ma importa che crei benessere all'interno del paese. E poi non dimentichiamoci che per una Pernigotti che va ai turchi c'è una Cardor che va alla Lavazza, per dire la prima cosa che mi viene in mente, o la Ferrero ha fatto una mega acquisizione. È vero che sono sempre i nostri soliti alimentari, però c'è anche questo fenomeno. No, io volevo rispondere alle sollecitazioni di Ferruccio intanto con dei dati, no? E intanto con dei distinguo. Una cosa è l'azienda di per sé che va a comprarsi l'azienda all'estero, a fare investimenti all'estero per penetrare un mercato.
nell'alimentare, come no, c'è la Ferrero, c'è no, Giovanni Rana negli Stati Uniti che ha fatto una grande cosa, insomma ce ne sono di aziende molto acquisitive e che fanno e che si giocano delle partite però del business. Quello che manca è sicuramente il soggetto finanziario, no? Se pensiamo ai nomi citati, Elliott, Advent, no? Blackstone, Bain, eccetera, sono tutti soggetti puramente finanziari, sono fondi di private equity o comunque più o meno alternativi. Allora, la riflessione è una riflessione corretta e da cogliere come stimolo perché gli imprenditori italiani non si in qualche modo mettono assieme per dar vita a uno di questi veicoli, no? In realtà nella storia italiana degli ultimi 20 anni ce ne sono stati solo 2 di esempi che hanno aggregato un po' gli imprenditori italiani, che sono stati investitori associati, che finì, no, poi per fare SEAT, e Clessidra, che è ancora attivo, ma che è stata presente in molte di queste partite a capitali sia esteri ma anche capitali italiani. La realtà è che se noi andiamo a vedere quello che succede nel resto del mondo, e poi noi possiamo pure dirci che noi siamo diversi, in realtà i 2/3 di questi veicoli sono finanziati da capitali di lungo termine istituzionali che vengono dal mondo previdenziale o del risparmio strutturale, e circa 1/3 sono divisi, di nuovo per 2/3 1/3, tra i family office e i sovereign wealth fund. E più o meno così si compone l'industria degli alternativi nel mondo. Per cui senza la diciamo dimensione del mondo istituzionale, la massa critica dell'imprenditore non è abbastanza, e soprattutto poi gli imprenditori sono uguali più o meno in tutto il mondo, no? Ovvero se alla fine tu metti 3 imprenditori a gestire un veicolo di private equity, finiscono per litigare tra di loro e considerare i gestori del veicolo loro dipendenti, no? E quindi ci sarà una selezione del talento, diciamo, non ottimale, per usare un eufemismo. Se invece il veicolo viene finanziato essenzialmente da capitali istituzionali, è chiaro che quello che contano a quel punto sono i numeri e gli imprenditori che ci mettono i soldi e insomma le famiglie che li alimentano saranno dei quotisti alla pari con gli altri. Noi lo vediamo nei veicoli che hanno avuto successo, in cui la parte istituzionale ha dettato un po' l'agenda, se no alla fine questi veicoli finiscono per prendere la forma dell'imprenditore in qualche modo, no? E tendenzialmente fanno fatica poi a crescere al di là del perimetro in cui sono confinati, indipendentemente che facciano bene o che facciano male. Alcuni degli imprenditori citati hanno dei consistenti family office, ma appunto poi si giocano delle partite, Unicredit, Mediobanca, no? Popolare di Milano, eccetera, no? E quindi e generali, no? Per aggiungere dei pezzi. Per cui è chiaro che quello è. E anche chi, no, se pensiamo alle partite di investitori associati, poi ha riuscito ad estrarre un enorme valore e poi non se l'è rigiocato in quel modo lì, no? Se l'è rigiocato su altre partite, no? A proposito dei nomi citati, molto specifiche, perché quello è la natura, l'essenza dell'imprenditore, e lo fa molto bene, perché chiaramente si è accumulato, no? Delle grosse, dei grossi capitali, e perché lo sa fare. Quello che manca è appunto questo assetto istituzionale che dirotti l'enorme risparmio verso un mondo istituzionalizzato che riesca a creare il mercato dei capitali, no? Un po' di stampo anglosassone.
se pensiamo al totale della previdenza nel mondo anglosassone è circa il 100% del PIL. Il nostro mondo della previdenza vero è meno del 10% del PIL, no? E quindi c'è uno spazio enorme da colmare. E tra parentesi, tutto il mondo europeo sta ragionando sui veicoli transfrontalieri, no? Previdenziali, il famoso PEP, che poi però quando si scontrano con le autorità di regolazione nazionale, no? Alla fine non vedono mai la luce. Allora io farei una, prendendo una delle varie domande che ci sono state inviate da chi ci ascolta, ce n'è una che in effetti mi ha incuriosito e chiederei così a mo' di conclusione un'opinione sia a Ferruccio De Bortoli che a Stefano Caselli. Allora dice chi pone la domanda alla fine di un ragionamento: curioso che anche in tutti i vostri ragionamenti nessuno cita la prima azienda del paese, la criminalità organizzata e di come questa sta muovendosi in questo momento. Allora in effetti noi abbiamo mica un problema irrilevante, non solo con il famoso nero bianco, perché poi c'è il nero che viene calcolato ai fini del PIL, che è semplicemente attività lecita ma non dichiarata, quindi diciamo la mancanza di fattura da parte del commerciante, attività lecita, e poi però c'è l'attività criminale che comunque è illecita. Che sensazione avete? Perché ci sono stati vari allarmi su questa così ingresso nell'economia lecita da parte della criminalità organizzata proprio a causa del Covid. So che nessuno di voi due, come dire, è focalizzato sul tema, però sono curioso anche per la novità della domanda e sentire un po' la vostra opinione prima di salutare tutti. Chi parte? Devi decidere chi parte, se Ferruccio. Allora direi prima l'osservatore della società italiana, Ferruccio, e poi. Allora non c'è dubbio, io non sono un esperto, per fortuna devo dire, perché. Però vi vorrei segnalare semplicemente un fenomeno che, se non correttamente gestito, potrebbe rappresentare uno spazio di allargamento di quella che è l'influenza nefasta della criminalità nell'economia e nella società italiane. E sarà la gestione delle crisi aziendali prossime, nel momento in cui finirà la moratoria sui debiti. E ovviamente ci troveremo di fronte alla crisi di tante, soprattutto piccole aziende. Allora, se queste crisi aziendali non saranno gestite da attori che potrebbero essere fondi particolarmente attivi nell'aggiungere capitali e conoscenze manageriali laddove è possibile salvare ancora un'azienda, impedire per esempio che la crisi di liquidità si trasformi in una crisi di solvibilità, oppure mettere più aziende in crisi facendole crescere di dimensione e quindi aiutandole in qualche modo ad esprimere una nuova identità aziendale. Se no, saremo in mano a tutto un sottobosco di avvocati, commercialisti e anche di criminalità organizzata che probabilmente sfrutterà ancora di più di quanto non faccia adesso le difficoltà di molte aziende, specialmente nel turismo, specialmente nei servizi, per allargare la propria presenza, aumentare il riciclaggio e ovviamente far avanzare questo stato nello stato che è rappresentato dalla criminalità organizzata.
Stefano? Provo anch'io una risposta da non esperto, ma da cittadino e da osservatore dei fenomeni economici. Penso ci siano un po' tre cose. La prima l'ha già detta Ferruccio, ma la voglio stressare, assolutamente d'accordo, cioè più professionalità nell'area del turnaround in assoluto. Quindi qui sicuramente lo Stato deve avere un ruolo nel promuovere iniziative di questo, quindi non nell'essere proprietario, ma nel promuovere fondi di turnaround, facendo magari l'anchor investor, ma quella è un'area che va occupata attirando tantissima professionalità, perché sennò è la fine. La seconda risposta è sviluppo, 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 cioè è chiaro che a parità di condizioni, in uno scenario di PIL che scende o flat, di disoccupazione che cresce, a parità di condizioni è molto più facile che si sviluppino fenomeni illegali. Penso che l'antidoto più forte sia la crescita da questo punto di vista. E terzo aspetto, la presenza, perché servono di capitali stranieri. Cioè, ritorno sul discorso che ho fatto prima, cioè io considero che sia sempre fondamentale nell'economia, uso un'espressione poco, diciamo, elegante dal punto di vista accademico, sia fondamentale mescolare e ricambiare il sangue sempre. Cioè, quello è uno degli antidoti fondamentali, cioè la conservazione dello status quo, l'assenza di crescita, contribuiscono a creare quell'ambiente in cui si sviluppino anche dei fenomeni, ovviamente, di tipo criminale, no? Quindi penso che le risposte devono andare in queste direzioni e poi presumo, ma qua non sono un esperto, penso anche un'azione dello Stato con un budget adeguato in termini di intelligence, quindi non penso sia una battaglia che si fa sui giornali questa o, come dire, in termini assolutamente, come dire, alla luce del sole, penso che debba essere dato un budget importante a chi lavora in termini di intelligence, alle parti dello Stato che lavorano per contrastare questo fenomeno. Penso che le azioni debbano andare in queste direzioni. E qui persino, dire, il filosofo moderno, principe dei libertari, cioè Nozick, una funzione che era quella del guardiano notturno allo Stato la riservava, e perciò il primo compito dello Stato, ad esempio nel mezzogiorno, prima di ogni altra cosa, che ne pensi Provenzano, è quello di assicurare la legalità, cosa che non significa semplicemente combattere la mafia, che è una cosa importante che peraltro lo Stato, bisogna ammettere, negli ultimi anni è riuscito a fare anche con un certo successo, grazie a Dio, ma vuol dire creare un contesto di legalità. Va bene, noi siamo rimasti nell'oretta e mezza. Quando ci troviamo ospiti di Arca, di solito è una cosa un po' più lunga, ma diciamo la presenza fisica aiuta anche poi la convivialità successiva, che qui ovviamente non c'è, ma speriamo tutti di poterla ritrovare presto, AstraZeneca o non AstraZeneca. Quindi, prima di tutto, ringrazio Stefano Caselli e Ferruccio De Bortoli per la conversazione, che è stata molto stimolante per me, che già avevo letto e conoscevo quel che pensavano, e quindi spero ancora di più per chi invece non aveva già letto i loro libri. Ringrazio Ugo Loser, perché naturalmente oltre al patrocinio, come dire, con i suoi interventi ci riporta sempre alla realtà dell'occhio dell'investitore e di dove sono i veri flussi, diciamo, dell'economia. Quindi vi ringrazio tutti. Avremo la prossima, se non vado errato, la prossima presentazione la facciamo insieme all'Associazione degli ex alunni di Oxford e Cambridge, e presentiamo
il libro di Carlo Cottarelli, All'inferno e ritorno. Quindi la nostra, diciamo, la nostra economia in libri continua e vediamo che, come dire, è sempre ben seguita in diretta su canali Facebook, perché poi ormai appunto i social consentono una diffusione molto ampia. Grazie Ugo, grazie. Molto, grazie Stefano, grazie Ferruccio, grazie. E saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Buonasera. Grazie a tutti, grazie. Alla prossima.